Allora, buongiorno, mi vedete tutta svolazzante perché in realtà fa un caldo allucinante, ovviamente. Compare Alice qui dall'alto, siamo appena tornati da una sessione di shopping, no, a parte gli scherzi, abbiamo comprato qualcosina, delle scarpette che adesso vi faccio vedere e ho fatto la spesa per la prima volta da quando sono qui a Roma. Alice però mamma sei in mutande, cioè non è proprio... Vabbè, da quando sono qui a Roma, alla Déco, aperto da poco recentemente qui a Pomezia, e non c'ero mai andata, infatti. Allora, cominciamo velocemente a svuotare la spesa, così metto le cose, in congelatore. Allora, cosa abbiamo comprato? Una confezione di pelati della marca Déco. Una scamorzina, piccolina, questa quanto sarà? Poco, 150 grammi. Una confezione di prosciutto cotto a dadini, Beretta. Allora, io lo uso prevalentemente per farci il gatto di patate, però si può usare in insalata di riso, in insalata di pasta, per fare una pasta, non lo so, tipo prosciutto e piselli, un esempio. Poi ho preso un Intimo Déco. A me dispiace tantissimo se sentite sempre il sottofondo dei miei figli, però io vivo con loro, ovviamente, o sono loro che vivono con me. Quindi sentite sempre urlare, piangere, ok. Siamo intesi. Ho preso tre zucchine per farci una pasta con le zucchine, un brodo a Federico che nonostante adesso sia grandicello, io ogni tanto faccio comunque perché secondo me gli fa bene comunque mangiare delle verdure. È una buona abitudine che poi perdono perché io con Alice sono stata tanto brava, ho sempre usato verdure diverse, ha sempre mangiato tutto, adesso siamo alla soglia dei 4 anni e praticamente è cominciata a diventare super selettiva. Quindi fino a vi dico, 6 mesi fa mangiava addirittura gli spaghetti con le vongole, dovevo farla piangere per non darle le cozze, perché lei voleva questo sodè di cozze, ne mangiava uno, due, tre, poi dicevo, guarda mamma, non è il caso che tu le mangi, i pianti disperati, adesso le vuoi dare uno spaghetto alle vongole, comincia a dire, non mi piace, questo no, i piselli, le scanse, è quello così, quindi vabbè, è una fase che passano tutti i bambini, perché io prima di 5 figli, poi babysitter per tantissimi anni, ne ho viste di cotte e di crude. Lo fanno tutti, chi più chi meno, quasi tutti, poi passa, poi si diventa super appassionati di verdure, come nel mio caso. Ho preso una cosa che però Alice adora ancora, grazie al cielo, che sono le fruttine. Allora, le mangia anche la frutta cruda in realtà, quindi non avrebbe nemmeno bisogno di comprarle, però sono comode da portare dietro per merenda, per spuntino, le mando anche a scuola come merenda, quindi le compro sempre. E stamattina per esempio siamo uscite con questa mia amica a fare un po' di spesa e lei ha preso come merenda, diciamo così, un bicchiere di macedonia, ha mangiato il kiwi, l'ananas, la mela, la pera, il melone, le mangia tutto, quindi su questo sono fortunata. Quindi queste fruttine sempre bio déco, ha mela, pesca e mango, mela e banana e mela, mirtillo e fragola. Poi abbiamo preso una confezione di caramelle della Haribo linea Super Mario che Alice ha già aperto e mangiato, una confezione di patate novelle, un pacco di pasta della Molisana integrale perché stasera viene a cena Salvo e lui mangia la pasta integrale, una confezione di granarolo scremato, ho sbagliato, devo prendere quello intero, però vabbè. Non l'ho letto, ho visto che era in offerta, l'ho acchiappato. I famosi booster poco sani che io uso per le insalate di pasta, eccetera. Queste me l'ha chiesta Alice, sono una confezione da 6 mu, che lei di solito mangia due alla volta, ogni tanto li compriamo comunque. Poi una confezione di 6 formaggini mio. Un balsamo della Garnier Fructis, questo è senza siliconi, nuovo, Aloe Hydra Bomb, quindi dovrebbe essere super idratante. E poi invece come shampoo, sempre stessa linea, però shampoo fortificante per capelli più forti. Visto che in estate si lavano di continuo, va bene così. Poi proseguiamo. Qui abbiamo da mettere in congelatore le chele di granchio, queste qui sempre marchio Déco. Poi abbiamo preso le cipolle fritte, gli anelli di cipolla,
della linea McCain, che sarebbe quella delle patatine famose, queste anche le mettiamo tutte in congelatore. Poi, sempre la Deco ha un fornitissimo banco di surgelati, quelli tipo da insacchettare. Quindi ho preso le olive all'ascolana, queste ne ho prese circa 300 grammi. E poi ho preso, sempre per fare stasera, un misto fritto Napoli, lo chiamano. Quindi non so, allora c'è un arancino, vabbè, ci sono tramezzini piccolini, frittatine mignon, crocchè al salame e arancino, sempre piccolino. Molto carino. Ne ho preso di questi quasi 1 chilo, 670 grammi. Poi ho preso una confezione di hamburger Amadori, questi qui sono al pollo, e una confezione di hamburger ricetta classica. Di che carne sono? Che carne sarà questa? Bella domanda. Sempre tacchini e pollo, però vabbè. E poi ho preso infine una confezione di polpette napoletane, che sono fatte così, un po' tipo mini hamburger. Quindi volendo, o si impolpettano meglio e si fanno al sugo, oppure possiamo cucinarli così. Alice li ha visti come mini hamburger e li ha voluti. Quindi un buon modo per mangiare la carne ai vostri bambini, se non la preferiscono. E poi una confezione di formaggini, quelli al parmigiano però. Quindi ho preso sia il mio che i formaggini, perché ultimamente l'ha riscoperta anche Alice. Quindi se proprio vedo che non ha mangiato niente di sano, che poi non è che questi siano sani, però niente di sostanzioso tutto il giorno, propongo una pastina al formaggino salvavita e la mangia. Posso un attimo i surgelati e torniamo con l'altra busta. Comunque, che sofferenza. Allora, con Alice vi mostriamo quello che abbiamo preso invece da Tacco e da Dickman. Allora, per prima cosa abbiamo acquistato? Questo meraviglioso cerchietto sfumato dal blu al rosa. Sì. Poi cosa abbiamo preso? Questi deliziosi orecchini. Metterò qui la clip della ripresa più da vicino. Sono bellissimi. Poi abbiamo preso, facciamo vedere come vi sta. La collana. Non so se voi ve la ricordate, quando eravamo ragazzine noi andavano di moda tantissimo questi collarini. E guarda un po' il collo. Che carina. Sei bellissima mamma, ok? È pronta la pasta? Sì, quasi pronta, che lei ha fame, ovviamente. Poi abbiamo preso, sempre in questa. Ah, dov'è quella con gli occhiali, mamma? La pochette con gli occhiali, vedi che passeggina? Vai a vedere. Abbiamo preso a Federico questa camicina un po' tropicale. Veniva in sconto 5,99 euro, quindi l'ho voluta prendere perché è proprio carina. Ah, facciamo vedere un po' le ragazze, vieni. Ragazze. Alice ha voluto prendere questa custodia per gli occhiali. Qui c'è una bellissima farfalla e questi sono gli occhiali, cioè, perché lei è una ragazza alla moda, vero? Giro questo Ah, c'ho il cerchietto, scusa chiesto mamma. Vai. giro chiesto Bellissima. Stupenda. C'è un'altra cosa qui dentro, che sono gli altri vecchini, no? Ah, altre due collanine, questo il Tris faceva parte appunto. E gli altri vecchini dovrebbero essere in questa bustina, perché la confezione era di quattro cerchietti, quindi due quelli che le ha già messo e due cerchietti più classici. E però c'erano quelli brillantini. Poi ho scelto quelli più belli, mamma. Vero? Ok, puoi andare. Adesso sistemo tutto e mamma li fa mangiare, va bene? Ultima cosa che abbiamo preso. Comunque questa cosa è super inutile, però lei l'ha vista e l'ha voluta. Mi fermi, mamma? Sì, mi sbrigo. Poi abbiamo preso
delle ciabattine, queste gliela ha regalate la zia, hanno qui tutti gli unicorni arcobaleni, sono carinissime. Regalati zia Chiara. E poi io sempre in super sconto da Decman, roba di da 16,99 euro, venivano 4,24 euro, quindi pochissimo. Ho preso un altro sandaletto perché comunque lei li sfascia proprio, non sta attenta ovviamente, quindi visto che insomma 5 euro va benissimo. 5 euro va bene, mamma, per dei sandaletti che tu romperai in 15 giorni. E poi il pezzo forte. Io sono innamorata perché appena l'ho visto ho detto no, venivano un pochino, nel senso alla fine sono costate tipo forse 24 euro, però... Cioè, vi prego! Troppo carino! Stupende! Stupende, non potevo non prenderle. Quindi questo è tutto, io vi saluto, non so quanto sarà durato questo video, credo che finirà così come video di puro intrattenimento, magari non mi interesserà niente di tutto quello che ho comprato, ci sta. Io adesso mi sbrigo, vado a far mangiare i bambini perché è tardissimo, è l'una passata. E che cosa stai mangiando? Un biscotto. Mi sbrigo, vado, vi ringrazio come sempre per tutti i commenti positivi che lasciate e anche non costruttivi, e ormai riconosco i vostri nomi sotto, quindi chiacchieriamo, ci scambiamo, ciao. Ragazze, ciao, vabbè, vado, corro, scappo, vi ringrazio ancora, ci vediamo al prossimo video, ciao!